Eh già, è iniziata proprio così, un solo e unico istante. Ma bisogna vivere, bisogna viverla appieno. Questo è il canale di Favone Torpedone, metti sabbia affiliazione così. Questo è il canale di Favone Torpedone che ti mette il buon umore dal dì. Hai puntato già lontano fra gli astri e le sue stelle, unicorni volanti, danzanti e paffutelle. Caloroso è il suo abbraccio, è un grande cuore d'oro, con la barba è possente, ma si passa all'azione adoro. Questo è il canale di Favone Torpedone, metti sabbia affiliazione così. Questo è il canale di Favone Torpedone che ti mette il buon umore dal dì. Questo è un bel canale dove ti puoi solo bagnare, stai seduto, ti puoi accomodare, ma non ti lasciare far scappare. Un'occasione rara che non potrai dimenticare. Quanta gente puoi incontrare, quanti videogiochi per far sognare. Ehi tu, vedi di non fare il birbone, siediti con quel culone, guarda la tua espressione e come fare degustazione. Partiamo con il furgone per questo viaggio strano e il capitano è pronto. Con il suo cestone regalo. Questo è il canale di Favone Torpedone, metti sabbia affiliazione così. Questo è il canale di Favone Torpedone che ti mette il buon umore dal dì. Eccoci, signori. Tra l'altro, c'è il volume tipo altissimo di gioco. Allora, cattura gioco. Ah, Pokémon. CP2 uguale poteri forti, ragazzi, davvero. Come state comunque? Tutto bene, signori? Allora, qua iniziamo subito a abbassare il volume che mi ha già rotto il cazzo. Audio, ma sì. No. Ammazzalo sto volume. No, che risoluzione. Così, così va bene. Così va bene. Come stiamo? No, Mewtwo, era il mio ultimo Pokémon. Voglio capire perché non vanno i cazzo di alert, ragazzi. Fatemi controllare una cosa. Perché non funzionano gli alert? Faccio un attimo il tech blin, partiranno tipo le... No, Mewtwo! Sì, ho un po' di pacchetti da aprire, a scazzo. Vediamo un po' che si trova. Comunque. Perché non c'è più l'estensione quella lì della Sound Alert, mi sa. Adesso mi dà 30 secondi perché qualcuno l'ha fatto partire. Bravo, Erka. Allora, modifica riquadri. Sound Alert configura. Forse vediamo. Ma cioè, non so neanche se. Cioè, non ho lo spazio fisico per fare spacchettamenti. Però aspetta un attimo. L'altro giorno, cos'era, 2 giorni fa, sono andato in fumetteria e c'era il blister, quello col doppio pacchetto, no, di fiamme oscure, non mi ricordo l'altro. E ho trovato questa. Uella Gorozzi, come stiamo? Intanto saluto tutti, ragazzi. Aspetta, facciamo così un attimo. Niente, non partono gli alert. Ma come mai? Proverò a guardare dopo. Che bellina. Non si vede. Oh. È Rillaboom Gold.
197 su 189. Ancora niente, non si vede? Oh, si vede, si vede. Lo vedo io che si vede. L'hai vista? Tra l'altro io non so giocare. Quanto vale? Ho visto su Card Market quella italiana, il più basso è 63 euro. Oh, adesso cerco di venderla prima che si sbassi un po'. Però aspetta, faccio vedere un attimo. Perché io ho la mia collezioncina. Però si potente, c'è la mia collezioncina, però. Allora, partiamo con la prima pagina. Sono tipo le carte che mio fratello aveva quando eravamo piccoli. Questo Blastoise è la prima carta che ho trovato. È proprio la prima carta che trovai. Però non è che c'ha chissà che cosa dentro, eh. Alla Kazam. Eh sì, l'artwork fa abbastanza cagare con il Tirillabum. Non si vede, c'è. Vedi, sul Teolo, quindi si berluccicano male. Vuole andare Magneton? Oh, stai qua. Umbreon, che bellino. Qua sono le ultime. Questo invece, Latios e Latias, l'ho trovato. Xcan, ciao, buongiorno, come stiamo? Questo Latios e Latias è la prima che ho trovato quando ho ripreso a comprare dei pacchetti. Ma la mia fierezza sta in queste. Sto facendo la collezione italiano e giapponese di Ace Q, così, a caso. Grazie mille per il follow, tra l'altro, bello. Bello, bella, penso, bello, non lo so, bello, bella. Bel asterisco. Quanto sono belli gli ischi, ragazzi. Quanto sono belli. Niente. Come dicevo prima, ho un mio amico, tra l'altro, Otto, che salutiamo tutti Otto, ragazzi. Quello che fa cagare a Dario, ma a me piace da morire. Cioè, veramente, secondo me è stupendo ischi. Comunque, c'ho un mio amico, Otto, che compra le carte fisiche, compra pacchetti fisici. E mi regala i codici. Quindi ho qualche codice da aprire. Oh, ciao Otto. No, ma Otto non ho scritto così, proprio Otto perché è uguale all'autista dei Simpson. Aspetta che vi mando anche la foto a Otto. E gli diciamo ciao Otto. Dov'è Otto? Dov'è Otto? Andiamo. Intanto c'ho altri codici che devo aprire. Ti salutano dalla live e gli mando un cuoricino. Comunque quanto è bello Ace Q, quanto è bello Ace Q. Allora, io direi, visto che siamo carichi di fiamme oscure, di partire con fiamme oscure. Cosa dite? Ma sono 38 pacchetti di fiamme oscure. Troveremo questo Charizard VMAX, lo troveremo. Sculata. Tra l'altro c'è il volume bassissimo. Facciamo così. Se metto canzoni in sottofondo rompono i coglioni. Sente la musica? Si sente la musica? Quello è perché è il microfono. Dimmi se migliora tra l'altro la situazione, il microfono. È il microfono, oppure le macchine che passano fuori. Adesso ho toccato un attimo il microfono con la mano. Non si sente. Come fa aprire? Oh. Come fa aprire i pacchetti?
Partiamo subito. Secondo voi lo trovo in 38 pacchetti? Vedete che fastidio, dà fastidio anche a me con le cuffie. Secondo voi lo trovo in 38 pacchetti? Io partirei subito col primo. Si parte, è il capitano e si parte. È proprio il primo pacchetto che apro del set, eh? Malissimo si parte proprio malissimo. Vabbè, Darumaka, Grimer, Avitar, Shelmet, bellissimo, madonna. Ma anche questo Relicant è stupendo. Anche quello Shelmet lì è stupendo. Oh, madonna, bello, bello Arvesta. Lux Olivier, esatto. Talonflame carino, eh? Carino Talonflame. È carino. Tra l'altro, tutti Arthur che bene o male come me segue Dario, ha già visto. Oh, tre pacchetti per ora. Merda, neanche Holo, eh. Neanche Holo. Attenzione, qua potrebbe essere qualcosa di carino. Ok. Senti come rulla. Madonna, che schifo. Ma che schifo. Che schifo. Che schifo, ragazzi. Bellenz. Con l'emoticon di Dada. Buongiorno. Bellenz. Madò, che merda. Scusate, accogliamo con i nostri salutonzi. Tutto bene, bello? Bello, bella? Oh, per ora abbiamo fatto schifo. Cioè, ho fatto schifo. Ma schifo proprio malissimo. Ragazzi, è incredibile. Ok, prima Holo. Prima Holo. Bello spe... io intendo bello bella, non so. Non posso capire ancora il sesso delle persone dal computer. Ecco chi ruba i codici. Ma che ruba? Oh, no, 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 io li sto prendendo da un mio amico, eh. L'ho detto prima, salutiamo 8. 8 spacchette e mi manda le foto dei codici. E ciao, secondo voi io sto lì a guardare la live, a prendere il codice e metterlo subito? Ah, Gesù. Elfavon. Duckett col saluto del ventennio. Mi dissocio. Bello. Finalmente. Finalmente. Butterfree V. Può valere qualcosa? Non lo so. Comunque ragazzi, 8 vi saluta, eh. Aspetta che chiudo Telegram, se no si sente in sottofondo. Butterfree V, prima. Ma sai che ci ho pensato? Io ci stavo pensando l'altro giorno, guardando Dario, non Federic, perché Federic bene o male metti in pausa e te li puoi prendere. Ma se in tutti i video di quelli che spacchettano, nessuno prende il codice. Loro li buttano via, magari la gente pensa che tanto l'hanno già preso. Ragazzi, uno di questi giorni qua in live proviamo a guardare i video e prendere codice per codice. Va bene? Proviamo a vedere cosa si riesce a fare. Comunque prima vi per noi. Prima. Ragazzi, se trovo Charizard VMAX. Attenzione! Quella, Paolo, tutto bene? Fa piacere che sei passato a salutare. Maratonina? Maratonina? No, quella ci pensa già dare lunedì. Facciamo così, ragazzi. Se trovo Charizard V, quello bello figo, regalo 5 abbonamenti. Adesso lo scrivo nel titolo. Se trovo Charizard... Cos'è VMAX, mi pare? VMAX regalo 5 abbonamenti, 5 sub. Andiamo. Mi sfido da solo. Mi sfido da solo, ragazzi. Mi sfido da solo. Bello Grimmsnarl. Grimmsnarl. Ho scoperto adesso che hai il canale. Intanto grazie per il follower Kammafa. Kammafa, grazie mille. Ho scoperto adesso che hai il canale. Eh sì, che mi spammavo. Mi spammavo nel mio privato, non mi sono mai spammato nel gruppo da altre parti. Ma
vorrei essere più professionale di Domenico. E vaglielo tira Domenico. Vaglielo tira Domenico. Lui con quella schermatina lì, bruttissima. Bruttissima proprio. E noi invece, professionali. Disso Domenico, disso. Che tra l'altro sto passando in questi giorni, ciao, scrivo, l'altro giorno io ho fatto un raid, abbiamo scritto bestemmio nel chiesone, manco un ciao mi ha detto. Dov'è il rispetto? Fammi di Skinner? No, no, favolò, favolò. Dissing! Dissing! Oh, era lo erca subito. Comunque vogliamo bene a Domenico. Caverna, un bacione. Ecco, ovviamente, due V di fila. Poi basta. E poi basta. Sto sudando tantissimo, ragazzi. Fa un caldo. Ma dai, ma. Raga. Taverna di chiesa, non bestemmiando il chiesone. Oh! Terrato su Vimax, ragazzi. Sculata? Sculata? Tanto c'ho qua della vitamina ferro, che fa schifo al cazzo. Ma com'è la musica? Dà fastidio? Questa come il Charizard? Scusa, fammi controllare. Fammi controllare Card Market. Io controllo su Card Market, ma siete sicuri che è come il Charizard? Sculata? Eternatus Vmax. Qual è delle due? Questa. Vediamo quanto vale l'italiano nella vita reale. Wow, ragazzi, sculatissima! 19 euro. E che mi prende per il culo dicendomi sculata? No, vale 15 euro, 20 euro. Guarda io cosa ho trovato Paolo l'altro giorno. So che si vede piccolo. Tra l'altro hai visto che professionalità, c'ho anche più scene. Ho anche più scene. Che boh, guarda. Domenico, dissing a Domenico. Gesù, mannaggia, vabbè dai. Tanto ho detto per il Charizard, che regalo 5 sal. E lo faccio, ragazzi, lo faccio. Ma che culo. Cioè, sto avendo culo oggi? Oh! Oh, culo! Sì, esatto, le prendi e le vendi, cazzo te ne frega. Madonna, che schifo. Cioè, a Selgor mi piace, ma che schifo. Che qualità, ragazzi. E che fai gli sboost opening così? Che bello. Insomma, voglio comprarmelo. Doppia. Grumble. Olè. Dai. Cos'è che dice? Sì, guarda, non so quanto può reggere ancora la bugia dell'assenza di fibra. Ragazzi, mi prende per il culo. No, dai. L'altra volta quando abbiamo giocato online a Dragon Ball. Si vedeva che faceva schifo la rete. Poi lo vedi quando passa, quando cambia di scena, cose varie. Trovo più niente, non trovo. Che bello Grumble in quel. A me piace un sacco, però quel Feebas, madonna, ragazzi. Cioè, poi tu guardi questo e dici: bello l'artwork, è carino. Però mi sembra comunque piatta come Pokémon, come carta. Non so. Si può meglio. Don't stop me now. Oh, figo! Ma dai, questa qua è una scammata. Dov'è Charizard? Dov'è Charizard? Bello, ma non è neanche Holo. Ma non capisco perché non possono fare anche le VMAX in 2D. Infatti mi piacciono di più le carte normali Holo di quelle nuove. Allora, c'è sempre questa discussione in ballo.
Anche a me non fanno impazzire tutte queste cose qua, Vivi, Max, Arcobaleno, Rainbow, cazzi e mazzi. Preferisco piuttosto una Holo fatta bene. Perché secondo me, non so se hai visto questa qua di Sirfetch'd Holo, è stupenda dal vivo. Holo. Però se, cioè, se continuano a ostinare a fare quelle carte particolari. Suggerimento nickname, semplicemente in base al tuo nickname cerco di ridarti, cioè di darti un nickname personale. Per esempio te Erka, visto che mi spammi sempre le cose nelle orecchie, sei Erka Cacazzo. Ti piace Erka Cacazzo come nickname? Ovviamente sono sempre goliardici, lo faccio per scherzare. Erka? Ti scherzo, ti voglio bene ovviamente. Ovviamente c'è qualche nick bello e la gente dice, oh, magari lo uso, che ne sai? Allora, il potere di Erka. Sorsino di ferro? Sorsino di ferro. Alla salute. Grazie, non spero di aver riscattato il baby. Così faccio scendere questo ferro di merda. Tra l'altro, stavo pensando a mettere una barra delle donazioni a traguardi e come traguardo l'orecchio quella punta da gatto per la Razer. Costa tipo 30 euro, eh. Questo scissor ci sta. Questo è molto bellino. Grazie Erika che mi fai bere anche te. Sono felice. Amica puntavi 10.000, 15.000. Ah. Bello, Anfarosso. Cavalier carino. Attenzione. Nightmare Dream, grazie per il follow. Bello, bella. Ma buone occhi di gatto. Dai, quanto sono belle quelle cuffie. Poi ve le faccio vedere. Poi ve le faccio vedere. Anzi, aspetta. Cerco di farvele vedere ora. Ce l'ho nella lista. Ovviamente sono a tema col colore. Da come preferisci farmi bere a farmi, diciamo, ballare? Dove posso trovare qualche lista per il competitive? Guarda, qua io sto spacchettando per collezione. Però secondo me le trovi online facilmente scrivendo come quelle che ho trovato per io per Magic, per esempio. Anche perché onestamente non seguo il competitivo delle carte. Mi preoccupo per te, grazie mille. Gentilissimo. Sto sudando perché bevo ciò caldo. Lista desideri. Ma di sicuro l'avete vista da qualche parte, eh. Allora, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Queste. Dai, ragazzi, quante sono belle. Quanto costa? Oh. 26 euro. Secondo me riesco ad arrivarci. Secondo me ci riesco ad arrivare. Anche perché mi vedreste sempre, sempre con queste cuffie in testa, con queste orecchie in testa. A capire come mai poter mettere la barra, perché sono, ripeto, techclean a livelli estremi. Ok, ci risiamo, eh. Quanti pacchetti c'ho ancora che non ho visto? Mi sono cagato addosso, ho visto rosso. Ho visto rosso e mi sono cagato addosso, ragazzi. Datemi un secondo. Sto sudando a manetta. Se vedi blu è ancora peggio, perché aspetta, perché se vedi blu è ancora peggio?
Paolo, tra l'altro, sei ancora on. Ti voglio bene. Fammi bere allora. Fammi bere allora. Vediamo. Sto sudatissimo. Fai vedere se le stanno scrivendo qualcosa a Domenico. Sì. Che ha scritto favone di qualità, era perché c'ho le 1080 60 frame. Grande. Tanto non ti caga nessuno. Ma l'hai lasciato il follow che mi aiuti tantissimo così. L'altro prossimo step, ragazzi, è la partner. Sono curioso di come metti in piedi la maratona da Masullo. Ah boh, vedremo. Tra l'altro, il prossimo step appunto è la partner, solo che lì è difficile, bisogna prendere bene piede. Perché serve una media di 75 spec in 30 giorni. Vai, fermato, è finito. Ok, c'è ancora 16 pacchetti. Iniziamo a contarli. Oh, grazie mille per il follow. Veramente mi aiuta un sacco, credimi. Masella. Comunque dicevi prima Onos, perché? Ah, le volanti? Aspetta. Ah, ho capito adesso delle luci blu. Non ci arrivo subito. Puttana Eva. Colpo al cuore, ragazzi. Cos'è? Inferior V? Ah, non è neanche fuori serie questa. Non è neanche fuori serie. Tra l'altro, fine, carta mica male. È anche base. Perché era inferiore base? Chi me lo sa spiegare? Non vanno gli alert, Onos. Non chiedimi come mai non vanno. Lo provo a aggiornare, a far qualcosa. Dai che picchia. Comunque, perché era inferiore via base? Lo sapete spiegare voi? Scarto l'energia dal Pokémon attivo del tuo avversario. Ok, durante il tuo prossimo turno questo Pokémon non può usare artigli e raggi. Basta il pensiero tranquillo, grazie per gli applausi allora. Oh. Prima di fare gli ultimi 5 pacchi cambiamo pacchetto. Bruttissimo, sì, ma perché base? Leopard. Discutibile. Bello Toxapex. Bello nell'artwork, però cazzo, mi aspetto di più da questi pacchetti. Mi aspetto di più, mi aspetto. Grazie Erka per gli applausi. Ormai mi comporto così per gli alert. Che passa? Oh, che passa? Bello. Boh. Dracovish. Tra l'altro Dracovish nel competitivo di Pokémon proprio è fortissimo, o almeno lo era. Golurk. Golurk. Oh, raga. Che palle. Cioè, ho avuto delle carte belle. Però. Madò. Tra l'altro, comune. Tauros comune. Piango tra poco. Che odio. Nove, 19, 99. Ed ecco una fuori serie.
Premura della leva Pokémon. Ci vediamo tra poco, siamo ancora su. No, salutami Cottolos. Che qualità sta anche Bischi. Ma no, che qualità. È schifo. Bello questo Bertic però. Allora, ho ancora 4 pacchetti. Ho cagato fuori di uno. Adesso apro gli altri. E poi gli ultimi, pam, gli ultimi 4 li do su sul grugno. Il bestemmione nel chieson. Ma non c'è caverna. Subito. Ma ho già aperto qualche pacco qui. Bello, escadril così. Sono pacchetti vecchi, ne alcuni. Però apriamo, apriamo. Fanno bene comunque, fanno. Ce l'ho, ce l'ho. Ah, questa è molto bella. L'angus qui è molto bello, molto molto bello. Sintonia mentale. Ma tu, Erka, ci capisci qualcosa delle carte Pokémon? Ti piacciono? Bello. Così un bel later. Giratina GX. In quale set? Ti ricordi? La prima carta rara. Io l'ho detto, la mia prima carta rara. Tanto qua. È questa. No, ho sbagliato. Questo Blastoise. E ce l'ho ancora, da quando ero bambino. Mi ricordo, mi aveva preso un pacchetto mia nonna per fare il bravo mentre era dal parrucchiere. L'ho trovata dentro. Stupenda. Bello questo Pikachu, tra l'altro. La gana del GX. Magari qua trovo il Zacian Gold. Chissà mai. Questo Lapras mi piace molto di artwork. Tra l'altro, Paolo, se sei ancora on, cosa ne pensi di questo Lapras, visto che prima parlavi di artwork? Secondo me è stupendo questo Lapras, proprio bellissimo. È un po' canzonio. Metto un po' di Lello. Questo è bello, vero? Ci sta anche secondo me. A me piace un sacco. Apriamo un po' di Fragore Ribelle e poi si parte con gli ultimi 4 pack. La CGL perlomeno sembra più che altro un disegno fatto a mano. Sembra proprio tutto disegnato. Molto bello, molto bello. A me piace. Kawasaki, soldi sempre pochi. A benzina che tutta. Vai, vai, mandamela, mandamela. Luxray.
Esatto. Altro non effetti a cazzo. Vero. Concordolo. Merda, Copperragia. Madò, che merda. Tra l'altro VMAX, né? Quindi in teoria è anche bella rara, però che schifo. Che schifo. Colossal. Non ci siamo. Amasaki, soldi sempre pochi. A benzina, chi tutta. Bello questo Scizor. Madò, questo è bello come artwork. Dana Eva. Uè, ciao Biglio! Come stiamo? Benvenuto sul mio canale. Oggi sto aprendo pacchetti a caso. Me ne mancano ancora 4 nella speranza di trovare Charizard. 4 di fiamma oscura. Adesso sto aprendo favori ribelle. Che bello. Ragazzi, che bello. Eischew. Cioè, che bello che è Eischew. E finalmente. Oh, finalmente averti qua in live. Ma che bello Eischew. Madonna. Itajap, Itajap. Sono tutte le carte di Eschi uscite per ora, cioè sono due. Sono felice veramente che sei passato. Oggi si cazzeggia perché è sabato, perché tra non molto devo andare alla Bahrain per uscire, quindi è molto un po' più tranquilla. Flapple! Vabbè, come dice il buon cazzo si chiama? Dio Cristo, mi viene in mente il nome. Niente, lascia perdere. Grazie anche per il follow, tra l'altro, grazie mille. Mi aiuta veramente un sacco, ragazzi. Tra l'altro ricordo, se con i prossimi, cioè con gli ultimi 4 pacchetti, quelli di Fiamme Oscure, dovessi trovare Charizard VMAX, regalo 5 abbonamenti a caso. 5 casuali. Tra l'altro, ragazzi, almeno per chi ha la sub, Pavone Love, con le mie emoticon personalizzate. Sto aspettando che mi approvino il favone grrr. Abilock, West Virginia. E ho trovato anche il secondo Eischew. Io sono felicissimo così, potrei chiudere la live. Devo fare la challenge per ogni Eischew una sub. Io perché devo fare le auto challenge da solo? Sono speciale. Entra nel mio gruppo Telegram. Ovviamente, ragazzi, c'è il gruppo Telegram. Così vedete quando vado in live. Vedete un po' varie puttanate. Mando foto a caso. Si chatta. C'è Onos che ci manda. Onos che ci manda, come si chiamano? Audio bellissimi. Madò, Erk è carico, ragazzi, Erk è carico. Comunque non sto trovando un cazzo in sti pacchetti, eh. Ho dato qualcosina, ma niente di rilevante. A parte che non so neanche in sto set chi c'è di. Chi c'è di carino. Grimmsnarl. Vado prima. Oh, basta barra schiuda, tipo 4 di fila, basta, per quanto bellissimo. Oh, grazie mille per l'eurino, non è solo un eurino, è veramente tanto per me, grazie mille, non dovevi, gentilissimo. Tra l'altro, dicevo prima che entravi tu, che voglio fare una barra con le donazioni per arrivare tipo a una trentina di euro più o meno e poter prendere le orecchie da gatto della Razer da mettere sulle cuffie. Vabbè, terrei la web un po' più alta, cose del genere. Sarebbe divertente. Grazie veramente di cuore. Ripeto, non è solo un erino. Non è solo. È veramente tanto per me. Non dovevi, grazie mille. Dai, sono bellissime quelle cuffie.
Appena riesco faccio una graffichina, metto la barra, metto la foto delle cuffie così la gente capisce cosa vado incontro. Bello, Toxtristy. Hai più di 1400 post, scusi, in che senso? Dove? Dove c'è 1400 post? Oh, Sindres, a me non piace. A me non piace. Bello, Toxtricity. Bellissimo. Madonna, ma cos'è partito qua? Mettiamo canzoni serie. Fatto prima Zacian, lo presento, ovviamente. Io sul mio Instagram ho più di 1400 post. Davvero? Davvero? Chi le sa ste cose? Balance, eccolo, a chi io, a biglio. Sto facendo veloce qua per arrivare agli ultimi 4 pacchetti. Amo Copperajah VMAX, ancora, Dio Cristo. Ci sono 192 carte in sto set, più le extra. Tra sempre Copperajah o barra schiuda. Già qualcosa. Dane dane dame o dane dame o Darunaka tsukide tsuki tsukide. Oh, dico che mi fa schifo, cos'è che trovo ovviamente? La VMAX di Cinderace. Ragazzi, Charizard mi fa schifo, dai che magari funziona. Dada! Tanto incazzato quel Dada. Maronna che fierezza con le emoticon di Dada, mi piace un sacco, la qualità. Dadon. Oh, ultimi 4. Vediamo se riesco a recuperare vendendo qualche carta. Scambio. Dai, 4 pacchetti sono un po' pochini, eh. Offerte pubbliche. In base alle carte che ho, magari riesco a recuperare qualcosa di figo, visto che ho trovato qualcuno di bello. Allora, io voglio i pacchetti. Qualcuno sa come cercare i pacchetti più velocemente? Buona. Eternatus. Ciao, 15 pacchetti di fiamme oscure. Ho appena preso altri 15 pacchetti, ragazzi. Quante cazzo ne faccio Eternatus VMAX? Io voglio Charizard. Esce nell'ultimo. Ne sono sicuro, guarda. Sicurissimo. Che cazzo sto facendo? Non ce li ho i mazzi io. Dite che. Allora, c'ho 19 pacchetti ancora. Che sono tanti, eh. Sono tanti 19 pacchetti. Ne ho aperti per ora 34. E in 34 ho trovato Eternatus VMAX e basta. Proviamo. Anche perché se mi va di culo che dovessi trovare qualcos'altro di big, io continuo a rivenderlo e si prendono altri pacchetti, ragazzi. Però tanto Charizard è qui. Vediamo. Niente, non c'è Charizard. Non c'è Charizard. Ci sarà veramente secondo voi all'ultimo? Non lo so. Anche perché 5 sabre regalate non sono male, eh. Cioè, per voi, non per me. E ci metto i soldi. Swanna. Quanto ho trovato per ora già? Eccolo. A caso. Non ha senso lui chiede di essere in questi pacchetti, però c'è.
c'è sfiga qua, c'è sfiga nell'aria. Sono sempre uguali le carte, vedete? Sempre le stesse. Sono sempre le stesse. Se trovo in due pacchetti di fila una carta nuova, che non ho mai avuto prima, uno, lo trovo. Grimmsnarl VMAX. Che bello. Questa è bella. Questa è molto bella. No? Che dite? Sculo Federic. Vabbè, cosa c'è Grimmsnarl? Scrivere Dario. Bella bella Grimmsnarl, ragazzi, non bellina, bella bella Grimmsnarl. Quanti pacchetti ancora? 8. Cioè, dai. Secondo voi si rivende Grimmsnarl VMAX? Ancora, tanto prima quello più figo, adesso ancora Butterfree. Basta. Basta Butterfree. Basta anche. E si chiama Arctozolt. Ragazzi! Ma ci credo! Fammi fare la foto! Oh! Tanto, guarda, entra Volpescu, guarda che trovo! Guarda che trovo! E ho appena sch ho scritto anche che trovo Charizard VMAX, regala 5 sub! Eccolo! Comunque ciao Volpe! Madò! Non ci credo. Madò, vediamo se. Cioè, io boh. Scusate, ma se devo regalare 5 abbonamenti, l'ho trovato. Dio Cristo, ragazzi. Ragazzi, che culo. Che culo, ragazzi. Che culo. Chi è che si è beccato la sub? Volpescu, tra l'altro. Cioè, raga. Raga, incredibile. Incredibile. Spamone di Favon Love. Cioè, raga. Sculata. Sculata. Ma non quei cuori lì, ragazzi. Mandatemi miei, vi prego. I Favon Love. Vi prego. Cioè. Figa se si potesse vendere sta cazzo di carta. Dio Cristo, Dio. Dio Cristo. Se si potesse solo vendere questa. Madonna. Fammi fare un'altra foto allo schermo con anche la. Madonna. Favon Love, attenzione, spam massimo. Cosa faccio? Continuo? Continuo anche perché se ho culo ne trovo un'altra. Se dovessi aver culo e dovessi trovarne un'altra. Io ancora non ci credo. È uscita, ragazzi, è uscita. È uscita. Tra l'altro, voglio vedere una cosa. Voglio vedere nello scambio quanto può valere. Ah, infatti non devo più scommettere, perdo veramente sempre, ragazzi. Vai a vedere Charizard VMAX. Sì, a questo qua. Sì. Di sicuro te lo do. Sì.
Sì, di sicuro ve lo do. Sì, se trovo un altro diventa veramente una chat solo sub, ragazzi. Oh, nessuno che lo cerca, incredibile. Ah no, no, lo cercano. Lo cercano, ma non offrono i paviti. Hanno paura ad offrire. Hanno paura ad offrire. Madò, ragazzi. Madò, non ci credo ancora. L'ho trovato veramente, l'ho trovato. La carta gli vale, è la seconda volta che lo trovo, Eternatus. Prima ci ho fatto 15 pacchetti. Tra l'altro, chi è che è entrato dentro Sam così? Raki, Vulpescu, Biglio, Talos, Papastatopoulos. Ho trovato Charizard VMAX. Ho trovato Onas. Se è uscito, l'ho trovato. E ho trovato adesso il secondo Eternatus. Adesso te lo faccio vedere, apro questo pacchetto e te lo faccio vedere. Guarda, eh. Collezione, no, qua, Pokémon. Guardalo qua, bello fiero, Madonna. Ma che bello fiero che è. Ce l'ho. Ce l'ho. E ho trovato anche Grimmsnarl VMAX. Ragazzi, proprio alti livelli oggi. Sto shakerando. Olè. Peccato che non posso. Non partano gli alert. Madonna, che nervoso. Allora, proviamo a vedere un attimo nello scambio. Offerte pubbliche. Voglio pacchetti, voglio. No. Poca roba. Poca roba. Io sono avido. Questo potrebbe anche starci, se è il cazzo. Direi che Centiscorch può salutarci. Ma la gente non sa neanche proporre le cose. Il VMAX è molto bello, questo qua, ragazzi. Questo VMAX è molto bello. Ma non voglio questo pacchetto di merda. È schifo, sì, certo. È schifo di pacchetti. Ma grazie di che? Grazie per aver salutato. Ciao ciao, Ross. Voglio fare dei pacchetti ancora. Ma sì, dammi un pacchetto, tieniti deciduai. Tutti, cioè, offro pacchetti per deciduai. Pazzo. Secondo però. Carino. No. Vabbè, apriamo gli ultimi pacchetti. Non c'è nessuna offerta decente. Grazie.
Basta ragazzi, non si trova più niente, non si trova. Più niente, cos'è l'ultimo questo, tra l'altro? Wow, che qualità! Che qualità, ragazzi! Comunque. Io sono soddisfatto di averlo trovato, ovviamente. Ha avuto la bottazza de culo. E lì non si può dire nulla. Comunque, invito magari chi non è ancora iscritto, già iscritto, non è ancora follow il canale, a lasciare il bel follow. Lasciate un follow belli. E sto facendo follow. Anche perché adesso io stacco ora e andiamo magari a salutare un po' il coton. Vi lascio con una canzone che ha scritto Onos per me. Grazie mille Volpe per il follow. Grazie mille bello. E sono veramente felice che siete passati a salutarmi. Soprattutto perché ho visto tante persone nuove per la prima volta e sono felice veramente. E niente, io adesso vado a farmi una doccia e poi uscire perché fa caldo, puzzo e ho da fare. E niente, vi lascio con la canzone di Onos in sottofondo mentre faccio partire il ride. Ciao, ne Ostien. Eh già, è iniziata proprio così, un solo e unico istante. Ma bisogna vivere, bisogna viverla appieno. Questo è il canale di Favone Torpedone, metti sabbia affiliazione così. Questo è il canale di Favone Torpedone che ti mette il buon umore dal dì. Hai puntato già lontano fra gli astri e le sue stelle, unicorni volanti, danzanti e paffutelle. Caloroso è il suo abbraccio. Walker, chi è? Ah!